Noi chiediamo una maggiore sensibilità da parte dell'amministrazione comunale verso gli impianti sportivi. È tempi di vacche magre, noi chiediamo che l'amministrazione faccia delle priorità, piuttosto che il Calatrava, piuttosto che il People Mover, si dia spazio a dei centri polivalenti, che siano anche spazio per la Reier che sta crescendo, e non solo su questo fronte chiediamo impegno all'amministrazione comunale, chiediamo un impegno anche per lo stadio e per altre strutture sportive di cui il nostro territorio ha bisogno e non si è mai attrezzato. Cioè, di fronte, diciamo, a tanti sprechi, chiediamo che si faccia una riflessione e si stabiliscono quelle che sono le priorità per la città. Lei ha già parlato con Luigi Brugnaro per quanto riguarda il palazzetto? Io penso che il Presidente sarebbe ben felice di costruire il palazzetto anche da subito se ci fosse la collaborazione e la buona volontà dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo presentato appunto questa mozione per creare la sensibilità e la volontà politica. Cioè, i cittadini vogliono questa cosa, il Presidente lo vuole, l'amministrazione si mette a dialogare con Brugnaro e trovi le condizioni per un'immediata realizzazione di questo progetto. Io penso sicuramente che il nostro territorio ha bisogno di avere strutture sportive adeguate. Qualche struttura sportiva manca, tra cui quella ad esempio segnalata da Mazzoneto, che sia un palazzetto dello sport adeguato. Mancano molti altri impianti, come una piscina olimpionica, una vasca per il gioco della pallanuoto da 33 metri, altri impianti mancano nel nostro comune. Il problema è che siamo in un periodo di vacche magre, le risorse delle amministrazioni locali sono estremamente risicate e quindi la mozione proposta da Manzonetto è assolutamente, a mio parere, strumentale. È necessario affrontare i problemi con concretezza, trovare risorse soprattutto private e dare vita a progetti che siano attuabili. Al giorno d'oggi l'amministrazione fa fatica a far fronte a spese molto, molto più semplici da realizzare, quindi siamo in un momento di bilancio difficile. Credo che la Giunta stia facendo un ottimo lavoro però di pianificazione, un ottimo lavoro strategico nel cercare di migliorare le proprie strutture e quindi credo sia corretto fare il proprio lavoro nel ruolo che ci compete di indirizzo e controllo e affiancare il lavoro della Giunta in questo, non fare proclami che poi rischiano di essere disattesi. Indicare i problemi è giusto, ma dobbiamo con serietà cercare di risolverli.